Franca Leosini torna a parlare del caso di Avetrana, su cui ha condotto due puntate di Storie Maledette, intervistando Cosima Serrano e Sabrina Misseri, rispettivamente zia e cugina di Sara Scazzi, la quindicenne uccisa nella cittadina pugliese 8 anni fa. Dopo aver risposto alle critiche della criminologa Roberta Bruzzone, Franca Leosini ha espresso a Radio Capital la sua opinione sul caso e sulla punizione inflitta alle due donne. Quale che sia la verità, ha detto la Leosini, sono profondamente convinta che non era un crimine d'ergastolo. Quello che ho imparato nei 24 anni di Storie Maledette è la dicotomia sgomentevole nella valutazione dei reati da parte della magistratura. A parità di crimini o di reato o di ipotesi di crimine, vedi dare 18 anni ad una persona per duplice omicidio e magari l'ergastolo a due persone che, quando anche fossero state loro, comunque sarebbe stato un delitto d'impeto che non prevede l'ergastolo nel codice penale. In molti avevano desunto dall'atteggiamento della Leosini durante le interviste che questa fosse la sua posizione. Questa dichiarazione promette di far discutere. Già Roberta Bruzzone fece presente nell'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano che l'atteggiamento della conduttrice le era sembrato poco rispettoso nei confronti della famiglia di Sara Scazzi.